i due protagonisti che avete visto nel racconto della villa di Scarface avevano questa esuberanza, questa vitalità, anche loro, proprio gli attori, avevano questa sensazione di poter essere invincibili, che io ho cercato di mantenere fino all'ultimo, e infatti non gli ho mai raccontato la storia, la storia la sceneggiatura, loro non l'avevano mai vista. Io gli raccontavo giorno per giorno cosa dovevano fare, dove dovevano andare, le rapine che dovevano fare, eccetera. Sino a che è arrivato il giorno in cui dovevo dirgli che sarebbero morti. E chiaramente appena gliel'ho detto, loro si sono rifiutati di morire, che non volevano morire. E io ricordo questa lunga conversazione, lunga, perché non volevano, a nessun costo volevano morire, in cui alla fine li ho convinti dicendogli che anche DiCaprio in Titanic muore e che quello è l'unico modo per diventare un eroe e poi essere ricordati da tutti. Questa fu la chiave per riuscire a convincerli, e poi insomma poi sono andati. Ciro, il ragazzo dei due, quello più magrolino, ha fatto anche adesso su Pinocchio, ha fatto un piccolo cameo. Quando posso lo richiamo sempre, perché è un bravissimo attore, secondo me. Quando abbiamo girato questa scena qua, eravamo d'accordo con la persona che doveva far esplodere la barca di là, perché loro sparano e a un certo punto esplode una barca, che nel momento in cui il magrolino Ciro, nel momento in cui lui si avvicinava e prendeva un'arma, ora non mi ricordo qual era, un'arma particolare, quello era il segno che poi lui in qualche modo dava il via a lui per far esplodere la barca. Noi avevamo solo un'esplosione, una barca e un'esplosione, quindi il Chuck doveva essere buono, solo quello. Io di solito sono sempre in macchina, sono io l'operatore, e quindi riprendevo, e a un certo punto l'altro, che apparentemente era un po' più, diciamo, meno sveglio di Ciro, però non so come, aveva capito che prendendo quell'arma la barca poi esplodeva. Quindi ha anticipato Ciro e ha preso l'arma che dava il segnale dell'esplosione. Io, che mentalmente eravamo d'accordo che l'avrebbe fatta esplodere Ciro, stavo riprendendo lui e non mi ero accorto che lui aveva preso quell'arma lì. Quindi io stavo inquadrando il suo primo piano e alle spalle c'avevo la barca. Quindi a un certo punto mi accorgo in ritardo che lui fa esplodere il colpo e praticamente inizia l'esplosione della barca, e io ero spalle alla barca con la macchina da presa. Quindi nel momento in cui capisco che la barca stava esplodendo e che io stavo riprendendo dalla parte opposta, mi giro di scatto e dentro di me dico: Dio mio, ho lisciato l'esplosione. E invece poi, andando a vedere, l'ho beccata proprio al tempo perfetto, perché ho ripreso lui, c'è quel tempo di ritardo mio in cui ci metto un po' a capire, e mi giro proprio nel momento in cui la barca sta per esplodere. E quindi insomma, a volte, e quindi vedi che uno dei le casualità, no? Che diciamo, mi piace stare in macchina perché amo improvvisare insieme a loro, quindi sto in macchina perché ogni cosa che accade deve in qualche modo accadere qualcosa di inaspettato. Però in questo caso qui, diciamo che era molto inaspettato, ho fatto esplodere una barca.